Luce fa tutto quanto, e invece sulle ben ritrovati come sempre in diretta con chiacchiere e caffè, in diretta dal bar La Brasseria Via Nazionale, Torrette di Mercogliano Sono un po' influenzato stamane, però ovviamente l'energia è quella giusta per partire con. Uh, il, uh, il piede giusto, appunto stamane, grazie soprattutto uh, a, due, a due amici. S ultimamente sto costringendo Aldo Viofeoli, direttore di Y Sport, a fare uh, l'alba insieme, insieme a noi, a svegliarsi insieme a noi perché è un piacere per noi. Averti, averti qui Aldo, ciao buongiorno e ben ritrovato. Ciao Domenico, buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i telespettatori, tra l'altro tra te e Pietro, non so chi insiste di più per farvi venire, la mattina a questo punto mi sveglio e vengo con piacere da voi, buongiorno. Buongiorno ad Aldo Piofere, buongiorno e ben ritrovato a Pietro De Concilis che invece è un, un habitué del nostro chiacchiere e caffè, anche lui eh, fa parte della redazione di Y Sport Italia, Y Sport Avellino. Questa community, questo uh, sito, questa testata giornalistica che si sta mettendo in luce sul nostro territorio, ma non solo perché è un progetto che riguarda tutta l'Italia. Buongiorno e ben ritrovato, Pietro. Ciao, Domenico. Buongiorno e buongiorno a tutti. Stamane dovevamo svegliarci con, uh, con la neve perché c'era stata ieri un'allerta uh, meteo da parte della Protezione Civile che andava da mezzanotte a mezzogiorno di oggi. Fortunatamente, almeno per quanto riguarda il uh, capoluogo, i comuni ovviamente limitrofi, non uh, ci siamo svegliati con, uh, la, con la neve, con uh, un'emergenza uh, che in parte c'è stata, però fortunatamente possiamo dire che è stata gestita abbastanza. Eh, bene la scorsa settimana anche se ovviamente eh, la coltre navosa ha fatto la sua comparsa soprattutto eh, in Alta Erpinia come sempre i nostri inviati sul territorio ci aggiornano in tempo reale staremo a vedere anche quale sarà la situazione eh, di, di stamane certo è che comunque eh, lo scenario che, che ci regala soprattutto qui il bar La Brasserie con questa vetrata e soprattutto con questo oh, sguardo su Monteverde è innevato è sempre uh, un, uh, uno spettacolo davvero molto, molto bello, però nello stesso momento è parto con Aldo. Mh... Noi come sempre andiamo a braccio, caro, caro Aldo. Prima di addentrarci ovviamente anche nelle questioni sportive che maggiormente ci, uh, ci riguardano, lo dicevo anche la scorsa uh, settimana, siamo diventati un po' più grandi, però ricordo bene qualche anno fa quando uh, eravamo un po' più piccoli, che ogni volta che cadeva la neve uh, per noi era un momento di gioia, di festa, al di là non si andava a scuola, ma ovviamente eh, ci si divertiva e soprattutto si cercava di raggiungere una meta che per noi eh, rappresenta un po' la storia, non solo per noi Irpini ma l'ha rappresentata anche per eh, tanti campani e non solo, ovvero eh, il, il Laceno. Perché? Perché ovviamente era l'unica stazione sciistica della, eh, della campagna, si parla tanto di turismo nella nostra Irpini, eh, è bene uno dei capisaldi però purtroppo è venuto meno e anche quando eh, c'è la neve purtroppo ci sono i disagi ma non si parla di cose belle e positive come poteva essere appunto l'altopiano dell'aceno e i tanti turisti che arrivavano da ogni parte della regione, perché no d'Italia. Purtroppo non è una novità che nella nostra provincia non vengono sfruttate le strutture, in questo caso l'Alto Piano del Lacino, per il turismo. Purtroppo l'Irpinia è relegata ad un ruolo di comprimarietà nel, nel turismo italiano. Purtroppo ehm, le strutture non, ci sono ma non vengono utilizzate. L'unica cosa positiva di questa emergenza neve c'è stata almeno in città, possiamo dirlo. Eh, non è stato di certo, ricorderà, il nevone del 2012 che bloccò un'intera città. Uh, però Uh, almeno uh, vedevo già negli, negli scorsi giorni il venerdì sera mi sembra quando venne a nevicare c'erano già gli spargi sale uh, in Piazza Libertà almeno in città la situazione quindi è stata, è stata gestita per bene in Alterpina invece è arrivata la neve uh, anche, immagino anche oggi dopo l'emergenza che c'era questa notte nei paesi uh, circostanti a Monte Vergine come Spedaletto su Monte e i paesi dell'Artirpina c'è stata, uh, stata ancora una volta neve uh, purtroppo uh, non lo, lo, diciamo, lo diciamo tutti i giorni ce lo ripetiamo tra di noi noi lo possiamo dire in televisione, lo possiamo dire ovunque, l'Irpinia e le sue bellezze e le sue strutture vanno, vanno assolutamente sfruttate meglio. Sui social sono girate tantissime foto no? dei panorami degli orizzonti Irpini, una bellissima della pagina dell'Osservatorio di Montevergine, non so se l'hai vista al tramonto, che guarda tutta, praticamente tutta la città di Avellino in Nevata. Eh, abbiamo delle bellezze assolutamente da sfruttare e non come stiamo facendo adesso domenico. Ed è proprio così, Pietro. Ti faccio la stessa domanda anche, e ti chiedo anche un, un paragone, perché so che voi, da un punto di vista professionale, come detto, il vostro progetto abbraccia tutta uh, l'Italia. Una delle vostre tappe principali, soprattutto a Trento, uh, ebbene lì si sa come fare. L'avete vissuto tra l'altro anche con un progetto eh, molto importante promosso dalla Gazzetta eh, dello Sport, che ha portato al di là di personaggi noti dal mondo dello sport e dello spettacolo italiano, ma ha portato soprattutto eh, tanto turismo. Possiamo in un certo senso paragonare almeno come scenari paesaggistici Trento e Avellino, ma lì purtroppo sono non una marcia in più, ma ben. 4, 5, 6, perché purtroppo lì sanno come si fa il turismo, qui ad Avellino purtroppo si parla solo a chiacchiere, ma a fatti zero. Diciamo che lì sanno come adattarsi a determinate situazioni, ormai sono abituati, hanno imparato a gestirle queste emergenze che per loro lì sono all'ordine del giorno. Paradossalmente in questo momento a Trento c'è il sole e sono belle, sappiamo che ci sono belle giornate insomma, rispetto a questa neve e questo gelo che è caduto qui in Irpigna. Tornando al discorso che faceva Aldo, ieri mi è capitato di vedere un video dell'aceno, completamente innevato, che stava appunto incassando un'altra nevicata fortissima, ma era bellissimo vedere quel paesaggio e, e quelle, insomma quelle strade completamente innevate che però Continuavano ad avere qualche problema a livello di eh, viabilità e di agibilità, quindi insomma, eh, vanno risolti questi problemi, in particolare eh, sulla Cina, su Monte Vergine, dove penso che si agirà sia, sin dalle prossime ore. E in città, come dicevi tu, per il momento non è caduta quella neve che ci si aspettava tra la mezzanotte di, di questa notte e mezzogiorno, e, e quindi insomma, per il momento Avellino e dintorni eh, eh, diciamo è rimasta pulita. Sì. Sulla, sul paragone Avelino-Trento, che facevi, eh, sai, Domenico, non, a me non piace sempre dire ehm, siamo peggio di quelli del nord, no? questa, cosa, questa cosa che noi diciamo spesso, perché Trento e Avelino praticamente sono lo stesso tipo di territorio, identico: una valle in mezzo alle montagne. Qui, eh, ovviamente, i monti del Partenio, lì il Monte Bondone eh, più, salendo più sulle Dolomiti. È davvero lo stesso identico tipo di territorio. Eh, la mh, differenza è una e sola: lì c'è capacità di fare tra enti pubblici, enti privati, eh, popolazione, ehm, che ad Avellino purtroppo manca. Faccio l'esempio del vino, no? che è l'eccellenza sia dell'Ispinia, sia del Sannio, che del, del Trentino. Eh, lì funziona cooperative, ehm, cooperative sociali, tutte le cantine della provincia del Trentino fanno rete tra di loro e non scattano quelli, quei sentimenti di invidia, di gelosia che vediamo ad Avellino in ogni settore, oltre ovviamente al fatto che la provincia, eh, le istituzioni, gli enti eh, che ehm, adimpiono ai loro doveri in riferimento al turismo funzionano decisamente meglio di Avellino. Però, mh... Se non iniziamo noi col dire guarda che noi le bellezze dell'Irpinia sono eh, potenzialmente più belle quelle che abbiamo a Trento o in qualsiasi altra parte d'Italia, dobbiamo iniziarlo a dire, dobbiamo iniziare a sfruttarle per bene. Questa era giusto una piccola cosa che volevo aggiungere. Quando parlavo di marcia era appunto riferito a questo Aldo perché fortunatamente noi proprio grazie allo sport abbiamo avuto la possibilità di girare tante regioni d'Italia, tante uh, città dal punto di vista uh, paesaggistico abbiamo poco nulla da invidiare dal punto di vista organizzativo invece come sottolineavi giustamente tu uh, si fa rete, si fa rete con uh, gli enti, si fa rete con i privati, si fa rete con uh, un po' tutto il, uh, il territorio, con tutti i protagonisti, non ci sono invidie, non ci sono gelosie, ma si cerca di fare il bene comune ed è quello che sta avvenendo un po' meno purtroppo nella nostra, nella nostra amata Irpini esatto, ed è quello che è venuto meno per, per tanti anni in questa materpine dovremmo eh, tornare a conoscere il senso del bene comune. Io spero che almeno da noi giovani questo, questo sentimento del bene comune di fare il bene per il proprio territorio, di valorizzare il proprio territorio, di promuovere il proprio territorio, venga fuori perché davvero in Irpina abbiamo tantissimo da valorizzare. Ed è quello che purtroppo, Aldo, oh, in un certo senso. Sta avvenendo meno anche per quanto riguarda uh, lo sport, troppe polemiche, troppe critiche, questo non riguarda solo l'attualità ma riguarda un po' uh, quello che abbiamo trascorso soprattutto uh, negli ultimi anni. Forse uh, non ci siamo resi conto che un territorio come il nostro, dove uh, appunto da, dal punto di vista passaggistico non ho nulla da invidiare, ma anche dal punto di vista sportivo ci siamo ritrovati per tanti anni con una squadra di calcio uh, in Serie B ci ritroviamo da decenni ormai con una squadra di basket in Serie A e non certamente relegata nei bassi fondi della classifica, ma sempre costantemente nei primi quattro posti. Ebbene, siamo una realtà sportiva importante, non hanno neanche le metropoli due squadre che possono vantarsi di avere, di, che avevano una squadra in Serie B e una in Serie A di basket. Purtroppo siamo ripartiti quest'anno dalla Serie D per quanto riguarda il calcio e sappiamo che noi siamo una città prettamente calciofila, però è venuto meno un po' anche lì l'essenza dell'essere irpino, troppe critiche, troppe polemiche, troppi social, tante chiacchiere però... Poi pochi fatti, i fatti li hanno sempre fatti solo uh, i tifosi veri, appassionati, quelli che hanno sostenuto il lupo e continuano a sostenerlo anche in questa categoria. Assolutamente sì, Beh eh, domenico se pensiamo ai problemi di cui parlavamo poco anzi diciamo che lo sport in Irpinia eh, era l'unica valvola di sfogo che aveva eh, l'Irpino e anche il, il tifoso sia dell'Avelino Calcio ovviamente che della Scandone eh, ed è, il tifoso dell'Avelino Calcio purtroppo viene da eh, un'estate eh, quindi diciamo almeno, almeno da mesi un'estate troppo difficile e difficile eh, ha dovuto sopportare eventi che non, non dovevano capitare. Eh, Sull'attaccamento che c'è in Irpini e sulla bellezza ovviamente dello sport in Irpini basti pensare che nelle comunità di West Sport Italia dove siamo eh, Avellino è una delle poche in cui noi seguiamo due sport. Adesso intanto salutiamo anche Tommasone no, che dovrà andare a, a sfidare per il titolo mondiale e lo seguiremo anche lui. Eh, c'è un attaccamento allo sport importante, se pensiamo in Campania solo Avellino ha una squadra di basket in Serie A e la Scandone rappresenta davvero... Uh, uh, il basket del sud italia si può dire nel derby del sud con Brindisi abbiamo anche vinto quindi uh, abbiamo, abbiamo trionfato anche qui um, lo, sport, lo sport in effetti è, è, è il motivo per il quale siamo conosciuti in Italia e io ti dico anche nel mondo perché ti racconto un aneddoto una volta andai in Grecia ero in vacanza in Grecia e parlando con gli abitanti del posto quando parlavi di Avellino si ricordavano la squadra di calcio si ricordavano il grande Anastopoulos Anastopoulos, giusto? Io non c'ero, non l'ho vissuto. Grande, no? Beh, grande era, era ovviamente ironico visto che è stato un anno qui ed è stato protagonista della retrocessione. Però vai fuori. E Avelino lo conoscono per il vino, per la squadra di calcio e adesso, negli ultimi anni, anche per la Scandò. Pietro. Beh, guarda, il, come diceva Aldo, è un, lo sport qui in Irpigna è sempre stato motivo d'orgoglio e di appartenenza e di conoscenza per quanto riguarda coloro che ci guardavano e, e che ci guardano tuttora. Eh, Aldo parlava delle due squadre, delle, due squadre in una città per basket e calcio. Basta guardare ehm, vicino a noi, Napoli, eh, dopo il fallimento del basket, insomma, si è concentrata esclusivamente sul, sul calcio. Eh, sicuramente stanno ottenendo grandi risultati, ma nel basket ovviamente c'è stato un allontanamento e un disaffezionamento quasi clamoroso oltre che molto evidente. L'Avellino invece è puntato ancora una volta sul calcio perché questa città deve ripartire immediatamente. Credo che qualcosa si sia finalmente sbloccato in società e che quindi potremo cominciare a vedere qualcosa di nuovo che ci possa far ben sperare, soprattutto in vista dell'anno prossimo dove voglio vedere un Avellino nel campionato professionistico. Punto. Sì, una cosa, Mi sono perso, tu parlavi dei social. Mi eh, sì, sono svegliato bene. bene stamattina, stamattina ho voglia di parlare, se volete, stiamo qua. Anche, qui dò, per anche questo. Dò, facciamo 12 ore di diretta, c'è cioè la maratona Zappella, la chiamiamo. Eh, Domenico, tu parlavi dei social, no? Eh, noi lavorando ovviamente con i social abbiamo le comunità social su Facebook, Instagram, Twitter di Westport, e mh, Noto che negli ultimi tempi i commenti sono sempre più negativi, nel senso Facebook è diventato quella valvola di sfogo di cui dicevamo prima lo si faceva allo stadio, adesso lo si fa nella piazza, eh, nella piazza virtuale che è diventata Facebook Prima lo Però facevamo qui, lo effetto, facevamo, lo facevamo nei, bar. nei bar, anche noi che eravamo più piccoli facevamo il cosiddetto bar, bar sport qualcuno che ha i capelli bianchi e ci sta seguendo uh, dietro le telecamere penso che possa, possa provare, perché esisteva il classico bar sport che teneva Uh, uniti tanti appassionati adesso il Barra Sport è praticamente uh, inesistente perché è tutto relegato solo ed esclusivamente sui social assolutamente sì, però mentre prima i social avevano anche un, um, un valore proattivo, nel senso erano anche um, da sfruttare per far arrivare il messaggio di chiunque ovviamente al a un pubblico più ampio, adesso stanno diventando davvero solo una valvola di sfogo e diventa davvero difficile anche per l'utente che usufruisce dei social che vuole andare magari a parlare della propria scuola quadra andare a parlarne perché nei vari gruppi sono diventati davvero pieni di parolacce, critiche per qualsiasi cosa e è un invito che vorrei fare ai tifosi dell'Avellino a quello di pazientare un altro po', nel senso non riempiamo i social di critiche, insulti perché poi si riflette anche sul, sul lavoro della società perché sapevo benissimo quello che si dice al bar tramite Domenico rimane qua ovviamente al di fuori delle telecamere, però se lo andiamo a scrivere su un gruppo Facebook, su una pagina Facebook, lo leggono dalle 100 alle 2000 persone e si riflette su quello che è poi l'ambiente. Assolutamente, sono d'accordo con, con te Aldo. Passando invece alla stretta attualità, Pietro, come dicevi, qualcosa si sta muovendo soprattutto uh, negli ultimi giorni per quanto riguarda uh, la proprietà, sia per quanto riguarda il calcio, anche il basket. Oggi è una giornata particolarmente importante, soprattutto per la Scandone, perché fra poche ore uh, il patron De Cesare insieme al presidente San Pietro saranno a Roma, dinanzi alla procura federale, saranno Ascoltate appunto dal procuratore federale in merito al tesseramento di Young, la speranza è che tutto possa esaurirsi in una bolla di, di sapone, però anche in questo noi ci andiamo cauti, non possiamo fare previsioni, non facciamo i maghi, non siamo il procuratore sportivo, non ci sono precedenti e quindi tutto è nel, resta nel campo delle uh, ipotesi. Sì, è vero, si rischia una penalizzazione in classifica, ma nello stesso uh, momento uh, si può anche rischiare o una semplice uh, squalifica dei dirigenti o un'ammenda pecuniaria e come detto... In questi casi è, anche, eh, è contemplata anche l'archiviazione e quindi eh, noi ovviamente ci auguriamo nel caso eh, positivo. Prima di parlare però di basket e di questo appunto Pietro, eh, sul calcio dicevamo qualcosa si sta muovendo, qualcosa si è mosso in questi giorni con l'arrivo eh, di Rizzo, ieri quello del portiere. Uh, Viscovo, due uh, acquisti che servivano necessariamente a Bucaro, soprattutto per quanto riguarda il portiere uh, under, un ottimo portiere viste le uh, credenziali. però serve ancora qualcosa. Sì, sicuramente finalmente sono arrivati gli under, quelli tanto richiesti da Bucaro, e soprattutto è arrivato il un portiere under che ci permetterà di trovare nuove soluzioni in mezzo al campo. Eh, ieri per quanto riguarda proprio Agnello Viscovo che è arrivato dal Crotone ed è anche tutto di proprietà dell'Avellino perché si è svincolato dal Crotone dopo il prestito della Vibonese, ehm, è un portiere molto promettente di cui sentivo parlare anche Michele Crescigliello ieri sera a Sport Italia, ehm, ne sentivo veramente un gran parlare, ehm, ha sfiorato anche l'esordio in Serie A con il Crotone proprio nella sfortunata giornata che ha visto purtroppo il decesso di Davide Astori, lo scorso maledetto 4 marzo. Ehm, però insomma questo è un portiere non si sa il perché sia sceso in, in questo arco di tempo tra la Serie C e Serie D qualcuno potrebbe storcere il naso riguardo a ciò, ma è un portiere classe 99, ha solo 19 anni e di sicura prospettiva mentre invece Alessio Rizzo eh, molti hanno visto le statistiche di quest'anno una sola presenza con il Catania, 98 e hanno, e hanno cominciato già a criticare appunto sui social però è un ragazzo che l'anno scorso con l'Union Feltre ha fatto poco più di 30 presenze 12 assist e 5 gol quindi è una, una signora mezzala secondo me, poi ovvio eh, sono, sono ragazzi, vanno, vanno anche aspettati, va, però va anche visto il loro, diciamo, il loro contraccolpo, il loro confronto con una piazza così importante, perché appunto passare dall'Union Feltre all'Avellino ce ne passa. Da Dalt di Palo Antonio erano arrivati precedentemente, possiamo dire che a centrocampo siamo messi abbastanza bene, secondo te che cosa manca a questo Avellino? Ti dico anche la mia, un attaccante, tu cosa ne pensi? Guarda, eh, per quanto riguarda il centrocampo, sicuramente siamo quasi al completo, al massimo potrebbe arrivare un centrocampista anche over, secondo me, verso la fine del mercato, soltanto se potrà eh, far fare il salto di qualità a questo Avellino, eh, quindi soltanto se si troverà un'opportunità un in Serie C, eh, e per, per quanto riguarda il centrocampo, il portiere under ti permetterà anche di, di schierare un centrocampo completamente over con Gerbaudo Di Paolo Antonio e Matute, in alcuni casi scontri Buzzi, due sterzi, di difesa e il portiere under, eh, mentre invece per l'attacco ci sono sì De Vene, Sforzini over e Mentanander under che rimarrà solo e soltanto perché Ander per, oh, oh, in, in sala stampa in tribuna stampa ho sollevato parecchi dubbi su, questa, su, su Mentana che non me ne voglio ma non mi sembra un giocatore da Avellino però ce lo teniamo anche per la sua, per la sua età eh, al di là di ciò eh, potrebbe arrivare appunto uno dei nomi che sta circolando in queste ore che sarebbero Alfageme della Casertana chiuso da Castaldo e Floro Flores e, eh, che sarebbe un ottimo acquisto eh, uno dei migliori della Serie C eh, e soprattutto la Zanzara De Luca ex bari Atalanta, qui non tanto amato per quel famoso gestaccio con Comi. Eh, ce, lo ricordiamo, ce lo ricordiamo tutti e eh, non solo quello perché poi ci sono state, ci sono state diverse, diverse polemiche con De Luca. De Luca, che però, sono andato errato, in questo momento è al Cluci, Quindi, io la vedo abbastanza difficile questa, questa, questa trattativa, però, staremo a vedere. Un calcio mercato, ovviamente che potrà riservare ancora delle, delle sorprese, te lo chiedo anche a te Aldo, che cosa serve a questo avellino e soprattutto ti chiedo, uh, Pietro è stato molto esaustivo soprattutto per quanto riguarda gli under, però concentrandoci sull'attacco abbiamo un devena che possiamo dirlo senza ombra di dubbio è la nota assolutamente lieta di questa uh, stagione bianco-verde. Ma nello stesso momento, cioè, Nando Sforzini, che lo conosciamo tutti e che si è calato nella realtà nel migliore dei modi, sei costretto soprattutto con il nuovo modulo di Bucaro il 433 ad una sorta di ballottaggio. Quindi a questo punto punteresti più sugli attaccanti esterni o più su una punta centrale? Ti dico Domenico, in questo momento De Vena io non lo panchinerei mai e mai, come me penso tutti i tifosi dell'Avellino. Difficile eh, panchinare uno come Devena, che praticamente è praticamente stato il trascinatore dell'Avellino fino a questo momento. Per questo in sede di mercato, lo dicevamo anche nella nostra trasmissione Wetalk Talk, eh, se dovesse arrivare un attaccante, spero arrivi un attaccante che possa fare la differenza, ma deve essere un attaccante, un attaccante da 20 gol in serie C, ecco, potrebbe essere appunto un alfa game, come citava, come citava Pietro. Uh, perché con De Vene Sforzini e con il fatto che Bucaro gioca con il 4-3-3, uh, con una punta centrale, poi non ci sarebbe spazio per tutti, nonostante ovviamente i 5 cambi uh, che ci sono in Serie D. Uh, per quanto riguarda gli esterni d'attacco, abbiamo un Tribuzzi che è, 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 un, è un ragazzo che va assolutamente valorizzato perché nel caso di promozione facciamo i dovuti scongiuri è un ragazzo che secondo me può fare bene anche in categorie superiori, così come voglio citare anche Fabiano Parisi, eh, l'altro under di nostra proprietà, e dall'altro lato un dadalt che eh, sta facendo vedere buone cose. Quindi io penso che l'Avelino in, in questa sessione di mercato, da, con, comprendendo sia dicembre che gennaio, si sia finalmente mosso bene eh, ed è stata eh, fondamentale la scelta di mister Giovanni Bucaro di voler puntare su un portiere under, perché come diceva prima Pietro, Abbiamo la possibilità di schierare tre centrocampristi over e un centrocampo Gerbaudo, Matute di Paolo Antonio, mh, sfido a trovarlo in Serie D, un centrocampo migliore di questo. Eh, e per fortuna si può puntare su, de su degli esterni importanti. Eh, l'unica, se si dovesse dire che cosa manca a questo Avellino, l'unica pecca secondo me è un terzino destro under eh, che sia... Eh, che sia più affidabile rispetto a eh, Padrignani e Omonria, che purtroppo l'esordio non è stato dei migliori. Credo che sia l'unica eh, pedina da aggiungere ad uno scacchiere che dopo il mercato di gennaio, per me, non avrà più scuse e dopo gli interventi anche sul mercato dovrà assolutamente recuperare i punti di distanza e andare a vincere questo campionato. Non dico in scioltezza, ma quasi. Pietro, vorrei aggiungere una cosa? Più che il terzino destro, secondo me va rinforzata l'altra fascia, il, manca il vice Parisi in questo momento, c'è in prova questo Vincenzo Variale, ex Nola del 2000 se non vado errato, sì. napoletano, eh, che non so se verrà tesserato o meno, insomma c'era questa settimana di prova dove Bucaro lo valuterà, eh, il giocatore verrà valutato eh, e poi insomma, bisognerà andare a fare una scelta, io spero che venga ingaggiato comunque un, un vice Parisi. A destra credo che ci siano delle, eh, delle prospettive più importanti per quanto riguarda Eddio Morria, che forse insomma, è stato ammacchiato il suo esordio con quell'errore, ma eh, già nell'ultima contro i Ladispoli ha fatto vedere buone cose e secondo me Bucaro ci punta tanto e sta solo aspettando che si inserisca ancora meglio nei meccanismi difensivi e non di questo Avellino. Anche perché Padrignani continua a fare errori abbastanza grossolani. Io sono, sono sempre un po' nostalgico. Perché quando ho visto la presenza, sì, Quando ho visto la presenza di Walter Zullo al partenio Lombardi, mi è venuto subito in mente quella partita a Gubbio, quella punizione a Stravetronica, poi, secondo me. Questa è una mia idea, quella è stata la partita chiave che ci ha permesso poi di, di ottenere la, la promozione uh, in Serie B. È davvero un peccato che abbia avuto un infortunio così uh, grave Walter Zullo. Io spero uh, che ovviamente possa rimettersi in sesto e perché no essere anche nella parte finale del, del campionato, anche perché. Eh, ovviamente sarà un girone di ritorno di ferro per, uh, per Lavellino che è costretto lo ricordiamo sempre, a rincorrere. Beh avere un, uh, un elemento del genere così esperto si sì, reduce purtroppo da un brutto infortunio, almeno per quanto riguarda anche la carica e l'esperienza all'interno dello spogliatoio e durante gli allenamenti secondo me può essere davvero un qualcosa di importante. Non so se sei d'accordo Aldo, anche se le indicazioni che ci arrivano è quella. Sono solamente quelle di un azzullo che è qui eh, giusto per riprendersi da questo grave infortunio. Sì, ovviamente non è, non è in prova, arriva per riprendersi dall'infortunio. però se dovesse riprendersi a fine campionato lo accogliamo volentieri. Anche perché quell'anno, quel Gubbio Avellino 2-3, fu, fu davvero la partita chiave insieme a quella precedente, mi sembra, Avellino Nocerina 1-0 con gol di testa di Biancolino sotto la Sud. Quelle... Andiamo ancora indietro a Barletta. Anche lei arrivò. però una... diciamo che io ricordo come partita chiave Avellino Nocerina e Gubbio Avellino, che ci diedero poi la spinta per andare poi a trionfare a Catanzaro e quindi salire in Serie B. Con un euro goal di, Castaldo di Gigi Castaldo. Castaldo. Ancora lo ricordo che Sport Italia saltò proprio nel momento dell'impatto del pallone di Castaldo. E ci fu Maurizio Compagno di Sky Sport che il giorno dopo disse se l'avesse fatto i noi ci saremmo qui a parlarne per almeno un anno. Io allora, visto che tu hai raccontato questo, vi racconto anche un aneddoto: lo racconto ovviamente anche ai nostri telespettatori, che probabilmente qualche anno fa si il saranno, si saranno accorti. <ride> Ebbene, noi ovviamente quello era l'anno in cui tutte le emittenti locali potevano tranquillamente posizionare la propria telecamera all'interno della tribuna stampa, riprendere uh, l'intero match per poi produrre uh, gli highlights. Quindi il gol lo abbiamo visto tutti, grazie ai nostri operatori. E c'è un urlo disumano nel, nell'audio di fondo, ebbene quell'urlo era del, del sottoscritto perché. Fu, fu un gol strepitoso quello di, di Castaldo e poi come detto secondo me quella era la partita chiave per ottenere la promozione eh, in Serie B che poi fortunatamente arrivò. Si dice noi dobbiamo avere una uh, professionalità, dobbiamo essere sempre uh, precisi. Io in quella circostanza lo posso raccontare, ho fatto il tifoso non il, il giornalista, mi sono lasciato uh, andare perché poi ne valeva la pena. anche perché... Secondo me è stato uno dei gol più belli, al di là che poi Castaldo ce ne ha regalati altri di, di gol anche, anche in Serie B, però in quello storico momento possiamo dire che era uno dei gol più belli realizzati da, da Castaldo e soprattutto nella storia degli ultimi anni assolutamente sì poi Castaldo ce ne ha regalate tantissime di perle in B io ricordo in particolare due gol di Castaldo a parte quello con Lanciano che più per la bellezza era proprio per, per la grande rimonta che facevamo Avellino Virtus Lanciano in casa al Partenio ma due sono rimasti davvero sono rimasti nel cuore di gol di Castaldo il primo è la rovesciata a Terni e l'altro è quel grandissimo gol contro il Frosinone in casa praticamente da 35 metri un tiro a girare che va a, a mettersi nel 7 Castaldo purtroppo eh, ci sarebbe stato davvero Sarebbe stato utile come il pane quest'anno, però peccato è andata così. Basta, basta, chiudiamo. Sì. Sì. Torniamo sul presente Torniamo al... sì. meglio il gol di Castaldo. Lo paragonerei con le dovute proporzioni, ma per la difficoltà, per il coefficiente di difficoltà, secondo me ci siamo a quello di Devena contro la Lupa Roma nel 6 1 di sinistro, sotto la traversa, al volo, che è stato un gol bellissimo. Che poi ha segnato anche la tripletta di Devena, se non vado errato, e quindi, insomma. Ci sono anche gli spunti giusti in questa categoria, quindi speriamo che facciano ben sperare. Sì, assolutamente. Ci sono poi, tra l'altro, delle individualità che molto interessanti. Una su tutti attributi. Io personalmente lo reputo un giocatore che può tranquillamente già disputare la Lega Pro e perché no anche la serie B, visto che ne vediamo tanti, ne abbiamo visti tanti in Serie B che non avevano né arte né parte. Dal punto di vista tecnico non si discute questo uh, giovane. Io uh, diamo subito uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani locali, partendo dal mattino di Avellino che dedica L'apertura a questo caso, il malcostume, troppi pass per disabili, caccia ai furbetti. Dopo la denuncia di cittadinanza attiva, il prefetto ordina nuovi controlli ai vigili in città: ben 1700 permessi di sosta e poi i disagi per quanto riguarda il pronto soccorso in tilt per i lavori, il sindacato dei medici all'attacco, il comune Priolo, il terminal bus resta a piazza Kennedy, il commissario annuncia un tavolo sul caso Amianto e assicura che deciderà sui conti uh, dell'ente, la visita del Luca, basta assistenzialismo l'Irpini ha bisogno di lavoro Vero, le nevicate, provincia ancora nella morsa del uh, gelo artico a Roma con il lutto per l'irisbus e per lo sport. Il calcio all'Avellino piace all'esterno Fabiano. Il basket Sitica a Cesare paga una parte degli stipendi. Fra poco ci torniamo anche sul basket, vediamo anche la prima pagina del quotidiano del sud con il in apertura il caso Forestali, De Luca accusa il governatore della campagna esterna anche su occupazione e sanità, fare luce sulle tante consulenze e fondi disponibili, comunità montane inadempienti. Uh, piano di zona, Fortini, Avellino blocca tutto, verso il voto, Festa riparte da cinque liste, il processo di promi falsi chiesti sette anni per l'ex collaboratore della CISL, Uh, Irpina, poi ci sono altre notizie di cronaca dalla uh, provincia per lo sport, calcio, lupi, ecco, viscovo, piace, genchi, basket, sitigas, stipendi, ok per i tesserati. E quindi riprendiamo un attimo questa uh, notizia parlando anche di, di basket, appunto ieri è arrivato il pagamento della uh, mensilità di novembre, era un passo... Fondamentale questo perché nelle clausole dei contratti degli atleti della uh, Scandone non si poteva andare oltre le due, uh, i due mesi di ritardo per quanto riguarda uh, le, le spettanze degli emolumenti. Un segnale uh, che doveva per forza di cose arrivare da parte della uh, proprietà e si sta muovendo qualcosa, ma non si è ancora sbloccato, sbloccato tutto perché purtroppo la crisi. Uh, resta, anche se poi abbiamo ascoltato più volte le parole uh, di De Cesare, una crisi che lui la uh, ritiene uh, passeggera, resta sempre, parliamo di basket, il mercato bloccato per la presenza uh, dei, dei lodi e poi, come detto, c'è questa uh, grana Yang che speriamo oggi possa essere risolta nel migliore dei modi con la Scandone che può finalmente concentrarsi solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici anche perché ne vorremmo tanto parlare visto che questa è una squadra che sta regalando delle gioie, delle soddisfazioni davvero eh, importanti. Sei vittorie consecutive, è arrivato il successo anche in Champions League sul parquet dell'Anwil in Polonia, ritornando al discorso che facevamo all'inizio, Aldo, eh, la scandone proprio nel momento di maggiore difficoltà si è compattata, si è unita con questi eh, giocatori, con questi atleti che stanno dando davvero il cuore, l'anima per eh, cercare di far parlare di sé sì solo gli aspetti tecnici e soprattutto di rendere orgogliosi una tifoseria che, dopo quell'imbarazzante meno 46 a Trieste, ovviamente era esplosa come sempre in maniera uh, civile, è stato fatto un patto di ferro tra tifosi e giocatori e i risultati si sono visti sul, uh, sul campo, sul parquet Assolutamente, bisogna fare i complimenti innanzitutto a Coci Vucinic che è riuscito a tenere in un momento complicato a tenere unito il gruppo e a far uscire fuori tutta la forza proprio del gruppo dell'unione, dell'unità di intenti di questi ragazzi che anche in pochi, perché poi il roster è anche un po' corto in questo momento visti gli infortuni e l'addio di Norris School uh, sono riusciti a ottenere sei vittorie consecutive. Adesso c'è una partita contro Pistoia, poi la pausa fino alle final eight Sulla questione societaria eh, ti aggiungo Domenico che sarebbero stati pagati anche gli stipendi di dicembre. E... Non ti nego, tu parlavi di mercato bloccato, che potrebbero esserci degli interventi di mercato, uh, ovviamente tutto dipende dal caso Young, oggi è la giornata chiave per uh, il futuro prossimo immediato della Scandone Avellino, uh, se tutto dovesse andare bene, ovviamente la sentenza si avrà prima dell'inizio um, dell delle final eight perché potrebbe compromettere anche um, la partecipazione della Scandone Avellino alle final eight, prima delle final eight sapremo e uh, uh, nel caso in cui tutto dovesse andare bene la Scandone Avellino dovrebbe intervenire anche sul mercato, anche perché così fino a fine stagione, con un roster così corto, non si può andare avanti. Tutto da vedere, per la Scandone oggi è davvero la giornata chiave. Sì, appunto, dovrebbe sbloccarsi il, il mercato, anche perché lo ha più volte detto cioè Vucinic, non possiamo andare avanti in, uh, in questo modo, soprattutto essere competitivi su due fronti. Ed è per questo che facciamo ancora una volta i complimenti a questi ragazzi che stanno dimostrando cura, attaccamento uh, alla, alla maglia orgoglio ed è quello che abbiamo vissuto negli anni passati con. Uh, con la Scandone quando non c'erano mezzi economici uh, importanti, ma c'erano soprattutto le qualità umane dei singoli atleti che poi ci hanno regalato pagine indelebili della storia del nostro uh, sport in Irpina con le promozioni appunto in Serie A, la conquista della Coppa uh, Italia e per finire adesso con queste sei vittorie che mh, lo ripetiamo, al momento non, non abbiamo vinto nessun trofeo, però sono arrivate in un momento. Particolarmente importante nel momento più difficile dell'attuale storia della Scandone, con questa proprietà. Ciò che conta in questo momento è stata la, la reazione che ha avuto la squadra, non tanto a livello tecnico quanto a livello emotivo. Secondo me, Domenico, perché non me l'aspettavo. E soprattutto tornando al discorso di Coach Vucinic mi ha sorpreso e mi ha anche smentito sotto un certo punto di vista perché pensavo fosse arrivato al capolinea dopo Trieste, si parlava infatti di esonero, di dimissioni di Vucinic e invece è riuscito a tenere compatto questo gruppo. Non era facile, soprattutto in un momento in cui siamo veramente in pochi, anche nonostante il ritorno di Campania e Campogrande. Eh, anche perché recuperiamo Campania e Campogrande e perdiamo per quanto possa contare per la sua giovanità Sabatino ad esempio eh, e non potremo stare qua ad aspettare i vari Costello e Indiaie eh, fino a vita natu natural durante insomma... In Indiaie tra l'altro il recupero abbiamo anche qualche aggiornamento previsto per fine mese però su Costello come sottolineava anche Cocciavucini c'è la sensazione che Difficilmente faccio il ritorno proprio in Irpinia perché uh, attualmente ancora negli States per uh, questi ulteriori accertamenti si vocifera di un intervento chirurgico, però al momento tutto vige nel più stretto riservo, però come detto le sensazioni e le impressioni non sono positive. Sì, sicuramente ci sono delle ombre su, su Costello che insomma, pian piano è andato allungando i suoi tempi di recupero, eh, naturalmente non per, per sua volontà. Insomma recuperare già Ndiaye eh, prima possibile ma ovviamente senza fretta per non, non ricadere in determinati infortuni eh, sarà importantissimo proprio per dare un'alternativa nel, nel ruolo di, di pivot e, e quindi insomma andremo a vedere una, una scandone sicuramente già più completa sotto questo punto di vista e una scandone che secondo me in questo momento sta facendo leva sul, sull'esperienza e sull'estro eh, rispettivamente di Caleb Green e di Kiefer Sykes. Quindi, perché sono due giocatori che veramente stanno facendo delle cose assurde. Mi viene in mente anche l'assist fatto in Polonia da Caleb Green per Demetrius Nichols, che mi ha lasciato senza parole. Quindi, insomma, sono due giocatori, lo stesso Nichols e Patrick Young, che anche con una gamba sola sta, sta tirando avanti la carretta, come si dice in gergo. E, insomma, speriamo che possa andare avanti così la situazione, che si risolva la questione Young in, in positivo. Credo che si possa andare anche mh, sulla, sulla multa pecuniaria, su una salata multa che però eviterebbe comunque la, la penalizzazione in classifica. E, e per il resto, insomma, che si sblocchi il mercato con almeno due innesti nel caso Costello dovesse rimanere negli States. Ed è quello che, che ci auguriamo tutti. Come detto, oggi è una uh, giornata importante per quanto riguarda il basket. Ovviamente, uh, vi aggiorneremo nel corso dei nostri telegiornali sul nostro sito internet: Prima TV per questo appuntamento odierno di Chiacchiere e Caffè siamo giunti ormai in chiusura il mio ringraziamento va ad Aldo Piofeuli che sono riuscito a farlo svegliare anzi c'è riuscito più Pietro che io personalmente a farlo svegliare e soprattutto a partecipare con noi a questa, a questa trasmissione con la tua professionalità e con la tua simpatia grazie mille Aldo Grazie a te Domenico, verrò più spesso. Dai, adesso hai anche il caffè pagato. Lo vedo io grazie, grazie mille, Adaldo, e grazie a Pietro, che come sempre ritroveremo nel corso di, di Chiacchiere e Caffè, e grazie. Uh, ovviamente um, al vostro lavoro che svolgete con la, uh, il sito Y-Sport grazie mille Pietro grazie Domenico e buona giornata a tutti e per non fare troppi complimenti ad Aldo che se no si, 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 si sente lusingato da questi commenti tuoi che e sei per, troppo buono col... per il caffè pagato sì, hai capito esatto. bravo esattamente oh, bravo. <ride> un uh, grazie come sempre al bar La Brasseria via Nazionale torrette di mercoledano il mio ringraziamento va a Francesco Rinaldi operatore di ripresa, Silvana Picariello in regia e a voi telespettatori che ci avete sopportato e supportato anche stamane nonostante l'influenza e la tosse. grazie mille e ciao a tutti ciao. e mai niente ci fa una sapere. Non ce la puzza a me fanno tutto quanto. E invece ci aiuto, c'è buffoni caffè, non adesso le caffè.